Un anno fa si insediava il governo Monti. Tutti ci dicevano, mentre noi scendevamo in piazza, che stavamo sbagliando, che dovevamo aspettare, perché il governo Monti avrebbe fatto delle riforme giuste, perché il governo Monti era il governo dei professori, quelli che non sbagliano mai. Adesso è passato un anno, noi a un anno di distanza ci rendiamo conto di quanto in realtà non sia cambiato niente, del fatto che la classe politica fa sempre le stesse cose, del fatto che una vera riforma della scuola non è stata portata avanti da nessuno e le politiche del governo Monti sono le stesse dei governi precedenti. Mentre noi occupavamo le scuole, e in questa città ci sono state 13 scuole occupate la settimana scorsa, mentre noi occupavamo le scuole, ci inviavano una lettera in cui ci dicevano: guardate, non è colpa nostra, il nostro governo non c'entra niente con quello che si sta facendo, il nostro governo di fatto non ha scritto la Prea. Ma noi ci chiediamo, se la Prea è sostenuta dai 3 partiti che sostengono questo governo, perché vi state nascondendo dietro maschere? Per quale motivo non diciamo che questo governo non è un governo tecnico, ma è un governo politico? Noi studenti oggi stiamo scendendo in piazza con i lavoratori della FIOM che hanno indetto questo sciopero in tutta Italia. Scendiamo in piazza insieme perché pensiamo che la lotta per i diritti valga tanto sul mondo della scuola, tanto sul mondo del lavoro. Perché pensiamo che se il futuro non lo hanno queste persone che ora già ci sono nel mondo del lavoro, a maggior ragione non lo abbiamo noi, che siamo condannati alla precarietà come generazione, che siamo condannati ad avere un futuro quanto mai incerto. Non hai la certezza di che cosa puoi fare il giorno dopo, magari non puoi costruire niente perché non sai se riuscirai a reggere la vita che stai facendo, che sei sempre ricattabile, che da un momento all'altro puoi essere buttato fuori e non sai se ritornerai a lavorare. Noi un risultato grande l'abbiamo già raggiunto quest'autunno, bloccando la Prea, e ora noi vogliamo arrivare davvero a lottare tutti insieme, uniti, contro la precarietà e contro tutte queste misure di austerity che stanno provocando lo smantellamento dei diritti, contro la guerra fra poveri che vogliono, contro la frammentazione del tessuto sociale. Per questo noi oggi siamo in piazza insieme ai lavoratori, per unire le nostre lotte. Vi vorrei dire di guardare come sono le scuole italiane, perché probabilmente tutti questi illustri professori non le conoscono le scuole, non conoscono qual è la realtà di ogni studente, dello studente che a scuola non si può andare perché non riesce a pagare i trasporti, dello studente che non può comprare i libri, di quello che in stage viene sfruttato, delle scuole in cui i cornicioni crollano e nel quale gli studenti si fanno male. Forse non le conoscono queste cose i ministri quando continua a tagliare, forse non sanno che quando noi parliamo di innovazione non parliamo della loro innovazione tecnologica che mette le LIM in scuole che cadono a pezzi, noi parliamo di un'innovazione che parte davvero dal basso, che parte dal ripensamento della didattica ad esempio e della valutazione.